Questo programma è offerto da Abba Luxury Estate. Buonasera, undicesima puntata di Pallavolè, buonasera agli ospiti che sono Andrea Lanci, direttore generale della Seco Service Impavida Ortona, palleggiatore una vita da capitano di questa stessa società e adesso con il Paglieta in Serie B, in bocca al lupo per il proseguo del campionato. Paolo Cappio, il libero ma anche schiacciatore della formazione dell'Abba Pineto, buonasera Paolo Cappio. Buonasera a voi. E buonasera a Natalia Malovic, che è la centrale della Teatina della Connetti.it Chieti. Buonasera Natalia. Buonasera. Bene, bene, una parola vi accomuna a tutte e tre, ve la dirò fra un attimo. Intanto faccio gli auguri, visto che è il 28 di aprile, Santa Valeria, Valeria Scaricaciottoli, che è la figlia del mitico nostro operatore Roberto. Bene, dopo questi auguri andiamo subito a questa parola chiave che è rimpianto. Partiamo da te Natalia, proprio da te, perché il rimpianto più fresco è quello dell'eliminazione della squadra della Connetti.it Chieti, che tra l'altro domani giocherà l'ultima gara di recupero di un periodo pazzesco. Avete giocato 7, 8, 50 partite in pochissimi minuti, tutto concentrato veramente in rapide battute, nel caso di dire. Peccato, perché a Santeria si andrà senza più la speranza di riprendere la quarta classificata e quindi di partecipare alla seconda fase, giusto? Questo è il rimpianto, giusto. Numero uno. Rimpianto? Sì, abbiamo fatto un tour de force nel mese di aprile, è stato davvero tosto, perché comunque non c'è stato tempo di migliorare magari le cose che non sono andate nella partita precedente, di lavorarci sopra. Ce l'abbiamo messa tutta, però abbiamo avuto vari problemi. Il Covid, 40 giorni fermi, non è una scusa, però ecco, sicuramente ha fatto il suo. Ci soffermeremo su questo argomento dopo, riprenderemo il filo conduttore. Adesso passiamo a Paolo Cappio, abbiamo invertito l'ordine per confluire poi nel capitano storico, cioè Andrea Lanci della Seco Service Impavida Ortona. Rimpianto pinetese di questo Abba, che poteva farcela sul campo del Motta di Rivenza in gara 1 dei quarti di finale per la promozione in A2. Paolo, tanti rimpianti, soprattutto nel secondo e nel quarto set, in un flash, sei d'accordo con me? Sono d'accordissimo, perché eravamo anche avanti nel secondo e nel quarto, abbiamo avuto l'occasione di vincere sia il secondo set che il quarto, però non è andata insomma. Parleremo dopo abbondantemente di questa gara. E allora, i rimpianti sono tantissimi invece per la Seco Service Impavida Ortona. Ripartiamo proprio da te. Intanto io ricordo gli appuntamenti delle repliche a 12:30 sempre del mercoledì di Pallavolè, alle 17:30 del giovedì e sul canale 14 naturalmente, alle 12:30 del sabato, mentre sul canale 287 ogni lunedì alle 20:30 la gara integrale del Pineto e ogni martedì sempre alle 20:30 una gara di Serie C o maschile o femminile. Detto tutto questo, allora Andrea, io ho parlato di rimpianto, in un flash mi devi dire semplicemente qual è stato il più grande, poi naturalmente approfondiremo tanti argomenti perché sono all'ordine del giorno. Qual è il più grande rimpianto? Io ti dico solo questo, la squadra comunque è riuscita a crearsi delle grandi occasioni, perché sia la Coppa Italia, la qualificazione all'inizio non era scontata. E poi la possibilità del terzo posto veniva da 5 vittorie consecutive, giocando anche benissimo e dopo un periodo difficilissimo che è stato anche per noi il Covid. Quindi io vedo il bicchiere mezzo pieno, io questa squadra... Quindi nessun rimpianto? No, nessun rimpianto, perché... Beh, è vero che sono sfuggite quelle occasioni, però noi ce le siamo anche create, ce le siamo create alla grande. Hai fatto una bellissima analisi e tra l'altro diversa rispetto a quello che ho ascoltato da chi ti ha preceduto lì, e non soltanto a livello dirigenziale ma anche tra i giocatori. Torneremo a parlare con te fra un attimo, però voglio dire due cose. Innanzitutto vediamo i titoli che abbiamo dedicato al Pineto, perché l'Ortona purtroppo è fuori dai giochi, al Pineto e al Chieti, che sono state le uniche due protagoniste in settimana. Pineto, Abba, Ya, Ma,
non morde naturalmente, illude, ci prova e lotta, chi vince però è il Motta, Motta di Rivenza chiaramente. Per quanto riguarda invece la squadra nero-verde, Chieti esce di scena, Natalia tutt'altro che Malovic. Ho giocato un po' col tuo nome e cognome perché hai giocato una buona partita, 9 punti, sei stata tra le migliori se non la migliore, e questo ci fa piacere anche perché non è stata utilizzata Padula per problemi fisici e quindi hai giocato a tempo pieno, ne parleremo sì. Dopo adesso un flash rapidissimo, ne voglio parlare proprio con Paolo perché c'è una bellissima notizia che riguarda il beach volley. Intanto cercheremo di coinvolgere anche Paolo Nicolai, un appuntamento prossimo, forse anche la settimana entrante. Beach volley domenica 11 luglio a Montesilvano, da dove c'è stato il concerto di Jovanotti, tanto per capirci, in programma una tappa del campionato italiano di beach volley, veramente un bel colpo della FIPAV Abruzzo del presidente Fabio Di Camillo, è stato bravissimo. FIPAV che spera di avere magari la presenza all'evento del citato Paolo Nicolai. Contentissimo immagino tu, Paolo, che naturalmente ha a che fare da tempo con la beach volley, sei veramente molto bravo, tra l'altro hai ottenuto un paio di titoli, no titoli, avete sfiorato 2 titoli, 2 quarti posti agli europei under 21 22 23, che è? 21 e 21, esatto. Beh, è una bella notizia. Sì, bellissima, finalmente una buona notizia anche per il beach volley. Noi che ci giochiamo siamo lieti di questa cosa, soprattutto noi che siamo di casa, a noi diciamo va ancora meglio, giocare in casa diciamo che può portare i suoi frutti. Bene, è una bella soddisfazione, torneremo a parlarne naturalmente con coloro che stanno organizzando questo appuntamento che sarà seguito sicuramente da TV6. E allora, torniamo al nostro Andrea Lanci. Andrea, intanto ti faccio una battuta personale, quanto ti manca la Serie A2 che è prossima al 10° anno consecutivo per la Sieco e poi quella fascia da capitano che ti si era ormai appiccicata addosso? Ma guarda, io solo a ripensarci ho passato delle bellissime annate, abbiamo sfiorato un paio di volte la 1, abbiamo vinto una regular season vincendo praticamente quasi tutte le partite, sono state esperienze fantastiche, non le dimenticherò mai, però giustamente era arrivato il momento di lasciare il passo e di... Il campionato ha raggiunto un livello veramente altissimo ed era arrivato il momento per me, se non di smettere, però almeno a quel livello era arrivato il momento giusto, diciamo. Il fisico non ti ha dato una mano perché hai avuto problemi al ginocchio, insomma. Ce li ho ancora, i problemi al ginocchio. Non sono spariti, purtroppo. Ce l'hai pure a Paglieta, giusto? Ah, esatto. No. Diciamo che a Paglieta... È tutta un'altra situazione, certo. Mi trovo con dei ragazzi giovanissimi, fantastici, ci divertiamo, insomma. Un allenatore che mi ha accolto. Imperituro De Angelis, che ne dimostra almeno 20 di meno in mezzo al palazzetto lì al campo. Sì, senti, sì. Andrea, prosi Paglieta, apriamo e chiudiamo una parentesi. Voi farete la seconda fase col Casarano. Dovrebbe essere il 12 di maggio? Pare che sia metà di maggio. Sì, giusto? Mi sembra o l'8 maggio o il 12, la prima gara, sì. Vabbè, con qualche aspettativa, insomma, si può sempre tentare. Avete un bravissimo Nico Tatasciore, il capitano, avete un bel gruppo, un grandissimo allenatore, tante esperienze, insomma, ci metti anche di tuo come contributo. Chissà che non ci esca una sorpresa, già superare quel turno. Dovremmo fare un miracolo perché Casarano è una squadra costruita per andare in A3, adesso ha preso anche Paoletti per completare un certo Paoletti, Matteo, ha giocato con noi qualche anno fa, in Serie A. Ma noi siamo soddisfatti del percorso che abbiamo fatto quest'anno, tutti i ragazzi che hanno esordito in Serie B. Il mister è soddisfattissimo, la prendiamo come un premio. Vitelli, no? Anche presidente Vitelli, certo. Contentissimo Maurizio. Presidente, sì. Prendiamo queste due partite come un premio alla stagione, poi chissà,
e ci proviamo. Allora, andiamo adesso al campionato che si è concluso da poco. E per quanto riguarda la Sieco Service in Pave d'Ortona, c'è qualche nuvoletta che si addensa, questo lo dobbiamo dire, lo possiamo dire, anche perché tra l'altro è di poche ore fa la pubblicazione di un articolo del nostro collega Luciano Ippoliti del Messaggero, che io saluto naturalmente, e che vorrò avere ospite prima possibile. Abbiamo organizzato un appuntamento, poi non c'è riuscito, è saltato all'ultimo momento, però si è detto in maniera piuttosto chiara che delle difficoltà ci sono. Ne abbiamo parlato anche l'altra settimana, sia pure in maniera molto sintetica e lapidaria, con Angelo Paris. Però voglio sentire da te, che sei direttore generale, figlio del presidente Tommaso, che saluto e che ringrazio, l'ho detto tante volte, per quello che ha fatto veramente per la pallavolo abruzzese e non solo di Ortona, che ci ha rappresentati tutti. E allora, vediamo un po' com'è la situazione a oggi. Si è parlato dell'intervento potenziale del sindaco, che avremo ospite probabilmente la settimana prossima, però qualcosa bisogna fare per salvare tutto il possibile, perché la Sieco deve arrivare almeno al decimo anno consecutivo di A2. Questo lo dico io, la parola a te. Beh, guarda Sergio, quello che posso dirti è che attualmente la situazione rispetto agli altri anni è cambiata, perché purtroppo la pandemia ha lasciato un segno. Facciamo parte di quell'80% di attività che ha subito questa pandemia. Non lo nascondiamo, già quest'anno quando abbiamo costruito la squadra ci siamo presi un rischio, perché eravamo fiduciosi in una ripresa. Una ripresa che purtroppo qualche mese dopo non c'è stata, anzi è peggiorata la situazione, perché si è protratta per tutto l'autunno e l'inverno, e di conseguenza adesso ci troviamo a gestire una situazione che stiamo cercando di salvare. Abbiamo qualche contatto con qualche realtà abruzzese. Nel giro di 20 giorni, un mese, prenderemo una decisione definitiva. Purtroppo è una situazione che speravamo non arrivasse mai, purtroppo la dobbiamo gestire così. Andrea, nessuno vi può accusare di non aver fatto il massimo. Io credo che siete andati anche oltre, in fondo l'hai detto tu poco fa, cioè non vi aspettavate un'altra annata così deleteria come c'è stata e come tuttora, che coinvolge non soltanto la Sieco, ma stai vedendo anche in Serie A, ma anche della nostra squadra per cui tifiamo, ci sono problemi nel calcio, quindi possiamo immaginare nelle piccole realtà che non sono supportate neanche, non solo dalla partecipazione di un pubblico che tra l'altro non ci poteva stare sulle gradinate, eccetera, ma anche di aziende che sono altrettanto in difficoltà come la vostra. Esatto. Noi non c'è niente da nascondere. Ma infatti noi negli anni abbiamo sempre dichiarato che il progetto che va di pari passo con quelle che sono le nostre aziende e il nostro lavoro quotidiano sarebbe andato avanti fino a quando ci sarebbe stata la possibilità di farlo, almeno in quelle condizioni. Noi negli anni siamo stati sempre aperti a qualsiasi tipo di collaborazione, a qualsiasi tipo di, anche perché insomma eravamo arrivati a un punto che per fare il grande passo avevamo bisogno di un'altra realtà importante, se non come la nostra, anche più importante della nostra. Questo non è successo negli anni dove abbiamo avuto maggior successo, e quindi adesso ci troviamo a gestire questa situazione qui. Vediamo, io voglio essere fiducioso, però non so darti attualmente una risposta definitiva. Andrea, allora, a parte il fatto che si rincorrono tante voci disparate, tra l'altro contrastanti tra loro, si è detto di tutto, che voi possiate ripartire dalla Serie C, così come dalla Serie B, qualcun altro ha detto la 3, qualcun altro è arrivato a dire persino che potreste cedere il titolo alla cugina Pineto, che è qui rappresentata da Paolo Cappio. Insomma, una ridda di voci che chiaramente in questi casi affluiscono, confluiscono poi tutte
nello stesso punto. Come andrà a finire per il decimo anno consecutivo di A2? Allora, ti faccio scegliere in questo ventaglio di possibilità quale potrebbe essere la conclusione del discorso, ma soprattutto voi chiedereste per esempio l'ausilio, il supporto di uno sponsor che vi dia una grossa mano, congrua mano, intanto per partecipare al prossimo campionato, poi si vedrà anche perché sta pandemia, speriamo che finisca prima possibile, e chiederete anche una mano, lo state già facendo perché l'avete coinvolto in maniera indiretta, al sindaco che deve, tra virgolette, muoversi per quello che può fare un sindaco, chiaramente di una cittadina di 22-23 mila abitanti, credo, no? Ortona più o meno quello è. Ma guarda, Sergio, Qual è il percorso? Guarda, Sergio, io intanto ringrazio l'amministrazione comunale perché negli anni ci è stata sempre vicina, ha dimostrato sempre nei nostri confronti un'amicizia, diciamo, se possiamo chiamarla così. Quindi noi abbiamo ritenuto il caso di comunicare al sindaco questa situazione perché l'Impavido, insomma, per quanto riguarda Ortona, è un'istituzione, negli anni abbiamo tantissimi tifosi che ci seguono, quindi era giusto che il primo a sapere questa situazione fosse il sindaco. Di conseguenza lui sta facendo quello che può. Noi stiamo lavorando per vedere se può nascere qualche collaborazione e vedere se ci sono le condizioni per riaffrontare un campionato oneroso, quello di A2, perché purtroppo la pandemia ha coinvolto anche lo sport, le spese sono rimaste quelle e di entrate purtroppo quest'anno non ce ne sono state. E noi Una sponsorizzazione potrebbe essere una mano in questo momento, con la gestione vostra, guarda, comunque. Ma sì, per adesso certo, rimaniamo noi al timone, però siamo aperti a qualsiasi tipo di opzione, noi pur di salvare la situazione, insomma. Bene, è una speranza importante che tra l'altro va a collegarsi anche a un'altra aspettativa, che è quella, in caso di partecipazione per decimo anno consecutivo alla 2 in rappresentanza di un'intera regione, ci farebbe piacere averne due il prossimo anno in A2 per farci un po' una rima, una a caso, sarebbe bello poter pensare, immaginiamo in positivo, no? Col famoso mezzo bicchiere pieno, un'altra metà ce la mettiamo noi, con tutto a posto, si riparte da settembre quando sarà, eccetera, eccetera, e soprattutto con la partecipazione di un pubblico. Prova a immaginare cosa potrebbe succedere in questo caso con il palazzetto e il palasport ortonese, che è tanto bellino, una bomboniera, riempito come ai tempi d'oro, perché secondo me, Andrea, e credo che lo pensi anche tu, c'è una grandissima voglia di tornare a tifare per l'Impavida, secondo me si riempirebbe veramente tutto e fareste un exploit anche di abbonamenti. Ma questo sì, Sergio, però se ricordi bene, purtroppo a Ortona si era venuta a creare una situazione un po' particolare. Insomma, negli ultimi 2 anni noi abbiamo costruito 2 squadre che in campo hanno dimostrato una grande pallavolo. Siamo stati primi nei primi mesi della stagione scorsa e anche in questa, per alcune giornate, e soprattutto nella stagione scorsa, nella prima fase, quando siamo stati per più di un mese primi in classifica, il pubblico purtroppo non ha risposto come una volta. E quello a noi un po' ci è dispiaciuto perché insomma ci aspettavamo un ritorno alla grande, perché lottare per la Superlega penso che per un paese come Ortona sia una cosa incredibile. E quindi lì ci siamo rimasti un po' male, sinceramente. Quello che dici tu è l'auspicio di tutti, però rimaniamo sempre col punto interrogativo, perché sì, dopo 9 anni di A2 si era creata una certa assuefazione, forse. Una certa assuefazione, sì. Hai detto sì, bene. Andrea, però io dico, tu hai ragione, perché di questo abbiamo parlato tante volte anche con papà tuo, che si è lamentato e ha buona ragione.
Ma non soltanto da Ortona, anche dall'entroterra, dappertutto, perché avere una squadra in A2 è un motivo di orgoglio per gli appassionati di pallavolo. Però proprio questa assenza dal palazzetto, questa mancanza di contatto diretto, ha favorito in un certo senso, sta favorendo e favorirà ancora per un po' di tempo, la voglia matta di tornare a vedere dal vivo una partita e non ascoltare Sergio Zappalotto che fa le telecronache dell'Impavida, che è tutta un'altra cosa, francamente. Ecco, in questo senso sarebbe la volta buona a rivedere un palazzetto pieno come i tempi d'oro. Sì, 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 questo senza dubbio, ce l'auguriamo tutti. Prima di augurarsi. Certo, certo. Un'ultima domanda che ti faccio, sei stato anche molto chiaro anche per il futuro e ci auguriamo davvero che possiate risolvere tutti i problemi in tempi brevissimi e che ci sia una bella sponsorizzazione perché ve la meritate e magari Ortona sotto sotto qualcosa può tirare ancora fuori. Sarebbe bello vedervi ancora in piedi nel campionato di A2. Un'ultima domanda, io ho parlato di rimpianto prima e poi ti lascio libero perché sei impegnato. Per quanto concerne invece queste sorprese finali, vedi il Brescia che ha eliminato addirittura due mostri sacri e sta arrivando fino in fondo. Nel campionato, nella stagione regolare, è arrivata all'ottavo posto la squadra di Cisolla, dell'ex compagno tuo. Impensabile che potesse arrivare così lontano. Il collegamento anche con l'Ortona, una cosa del genere sarebbe potuto verificare anche per voi. Magari, sai, ci arrivi in finale... Cosa vedi, poi questa è la testimonianza che i playoff sono un campionato a parte. Brescia evidentemente ha avuto la fortuna di arrivare in questo momento della stagione al top. Giocatori come Tiberti, Cisolla, che hanno l'età mia oppure anche più grandi di me, sono arrivati in questo momento al top e stanno dimostrando in campo di che pasta sono fatti nel momento giusto. Questa è la differenza, perché a noi spesso è successo il contrario negli anni, come quell'anno della regular season, dove siamo arrivati poi ai playoff cotti, o è successo in altre occasioni. E da ottavi Brescia sta sorprendendo tutti, e non è detto che finisca qui. Certo, certo, a questo punto... farebbe anche piacere una sorpresa fino in fondo, vedremo un po', più che altro per il collegamento con Alberto che ha lasciato tanti ottimi ricordi. Chiusa questa parentesi, prima di passare a Paolo Cappio, anche perché c'è fra un attimo anche lo stacco pubblicitario, un'ultima domanda Andrea, vi siete presi tante belle soddisfazioni quest'anno, lo hai detto tu in apertura, con una squadra che ha formato un gruppo fantastico secondo me. Ecco, se si dovesse sistemare tutto, tu come direttore generale, naturalmente allenatore tuo fratello, pensi che una percentuale di questo gruppo potrebbe anche rimanere con questi presupposti che ci sono, soprattutto sul piano del carattere e temperamento, che in più di una circostanza è stato fantastico? Guarda, io adesso... mi faccio un autocomplimento, ma non anche a mio fratello e alla dirigenza, a Massimo. Noi 2 anni fa eravamo riusciti a costruire una squadra che giocava veramente bene e con la pandemia ci siamo ritrovati a perdere dei pezzi importanti. Siamo riusciti a mantenere quell'affiatamento di gruppo, quell'idea di gioco che quel primo anno ci aveva dato tanto successo, sostituendo i giocatori al punto giusto. Guarda, è difficile che questo accada perché poi le persone hanno dei caratteri diversi, i giocatori soprattutto, e quest'anno ci siamo riusciti, quindi un complimento grosso va fatto a chi ha costruito questa squadra, a mio fratello che l'ha portata a crearsi quelle occasioni di cui abbiamo parlato prima e che poi per vari motivi non siamo riusciti a conquistare. Però sono state 2 annate veramente importanti.
Bene, non hai risposto in effetti, hai dribblato molto bene, ma siccome siamo alle soglie veramente della pubblicità, te l'abbono, te la sei cavata molto bene, va bene, magari parleremo più in là del futuro di questo gruppo. No, Sergio, perché adesso io... È inutile parlarne. Non posso darti risposte. Certo, lo so, era una simpatica provocazione. E approfitto anche per fare complimenti a Nunzio, perché qua parliamo sempre di giocatori e di coloro che sono dietro il palcoscenico, però in realtà tuo fratello... ha lavorato veramente molto bene tra tantissime difficoltà, lasciamo stare il Covid che ha coinvolto tante società, ma anche e soprattutto gli infortuni fondamentali di giocatori altrettanto fondamentali, cito soltanto sì. Cantagalli e Shavrak per fare prima, tutto qua. Quindi complimenti davvero a Nunzio che non ha mai perso il coraggio di andare avanti, certe volte insomma cadono le cosiddette braccia. Grazie dunque ad Andrea Lanci, adesso c'è uno stacco. Grazie a te. Riprenderemo con Paolo. Un saluto a tutti. E speriamo che tu ci dia qualche buona notizia prima possibile, eh? Noi aspettiamo dietro l'angolo, dietro la porta, in attesa veramente di dire abbiamo fatto bingo, dai, speriamo bene. Grazie Andrea. Un saluto di nuovo. Ciao. Grazie. Pubblicità. Puoi andare Andrea, grazie. Bene, parleremo sicuramente del futuro della Seco Service in Pavia d'Ortona. Adesso l'immediato futuro è quello del Pineto, dell'Abba Pineto, che è atteso dalla gara 2. Paolo Cappio, fate tremare il cuore del povero Guido Abbondanza che non dorme più, da quando avete perso non ha dormito un minuto, scherzo. Allora Paolo, che è successo a Motta di Rivenza? Perché veramente ho usato il rimpianto troppe volte oggi, ma insisto su questo termine, tanti, troppi rimpianti, perché avete fatto una rimonta pazzesca nel secondo set, se ricordo bene stavate perdendo, sì, 18 a 14, no, stavate vincendo 18 a 14, poi vi hanno superato con un parziale di 5 a 0, 19 a 18, avete rimesso tutto in sesto con 19 a 22, un altro parziale a vostro favore 4 a 0, poi vi hanno fatto 4 a 0 anche loro e sono andati 23 a 22 per poi perdere questo maledetto set a 23, 25 a 23, poi parleremo del quarto. Già quello era un segnale negativo ma anche positivo nel contempo. Paolo. Sì, è stata una partita un po' così, loro andavano avanti di due, noi andavamo avanti di due, l'unica cosa da recriminare possiamo dire che non abbiamo espresso il gioco, abbiamo fatto vedere che sappiamo fare, solo quello c'è da recriminare, poi certo non è stata la nostra miglior partita in ricezione per esempio, dove abbiamo preso un sacco di ace, però comunque eravamo lì, comunque siamo stati a pochissimo da andare al punto almeno al tie break, a giocarcela. Allora siete andati bene, diciamo benino, a muro dove sapete fare anche meglio, 10 muri punto, anche muri difesa discretamente, loro 4, ma la differenza hanno fatto gli attacchi loro, sicuramente un 55% contro il 47% vostro, ma soprattutto come hai detto tu gli ace, 14 ace. Di cui ben 7, quindi parliamo del 50% spaccato di un certo Gamba, più un Gamba di così non si può, è un ragazzo straordinario, classe 2000, nel giro naturalmente anche della nazionale, 43 punti ha fatto lui, 7 ace in grave difficoltà, cosa ha di tanto speciale? Spiegaci tu che sei libero, quindi chi più di te ce lo può dire? No, non è che ha qualcosa di speciale, che sapevamo benissimo che in battuta ci dà forte. Gamba è un giocatore che, a parte che è giovanissimo, che sa attaccare molto bene dalla prima, dalla seconda linea, in battuta è la sua arma forte. Noi non siamo stati abbastanza non reattivi, però non abbiamo avuto quel... come posso dire... non c'è stato, lui in battuta è andato fortissimo, noi in ricezione non era la nostra miglior partita, non l'abbiamo saputo fermare quantomeno, almeno in parte, se non proprio tutti quei 7 ace che ha fatto, ma qualcuno è stato errore personale nostro. Sì, non è stata la tua migliore serata, ti ho visto fare meglio, ma 41 e 29, tanto per portare due cifre, ma io so quanto tu sia bravo, ti ho visto giocare tante volte quest'anno, ma era francamente un avversario difficile che vi ha messo in difficoltà, vi ha messo un po' tutti in difficoltà, anche se poi c'è qualcuno che ha fatto poco meglio, ma siamo lì.
Per quanto riguarda i punti, Otto Held, che non era nella serata migliore, visto che sta attraversando un grandissimo momento, però anche lui può fare e deve fare meglio. 8 punti anche per Stefano Trillini, che è stato ospite l'altra 2 settimane fa. Partenio, 2 punti il vostro capitano, 15 il buon Claudio Cattaneo e 24 il solito Morelli. Queste sono le cifre. Abbiamo parlato di 40... Diciamo che nessuno ha brillato in particolar modo. È vero, possiamo, è vero. Purtroppo è così, a parte Cattaneo che c'è una bella percentuale offensiva, sì. 58% e anche un muro punto. Ma al di là delle cifre, sai qual è stata la sensazione da casa? Perché io vi ho seguita naturalmente non fino al Trevigiano, lì nell'area trevigiana, sì, certo. Ma da casa. La sensazione durante la partita è stata quella che avreste potuto farcela, non so se la percepivate anche voi in mezzo al campo, sì, sì. Ce la possiamo, al tie break sicuramente, però se aveste vinto il quarto set secondo me avreste anche vinto l'ultimo. Sì, con i se e con i ma non si fa la storia, però assolutamente sì, da dentro al campo c'è stata esattamente la sensazione che hai detto però tu. Sono sensazioni, sai. No, quella sensazione ce l'abbiamo avuta anche noi personalmente confrontandoci anche dopo la partita, perché è vero che abbiamo perso 3-1, però noi sappiamo che non abbiamo giocato la nostra miglior pallavolo e comunque siamo andati vicini, quindi sappiamo che se diamo niente dobbiamo dare il 100% domenica, perché può essere anche l'ultima partita. Se diamo il 100% penso si possa fare. Scendiamo di nuovo nel dettaglio nel quarto set e poi non ne parliamo più. Voi siete andati sotto 24-22, parliamo del rush finale, stiamo vedendo le immagini che riguardano proprio i set di cui stiamo parlando. Siete arrivati da 24-22 per loro a 24 pari, poi 25-24 per loro, avete ribaltato e poi una battuta errata, mi sembra, di Cattaneo sul 26-25. E di nuovo in vantaggio voi 27-26, ancora di più 28-27. Nel frattempo si era fatto male Giaffreda poco prima. A proposito, come sta lo sfortunato? Per fortuna niente di serio, per fortuna niente di preoccupante. Buona... Penso che già da fra qualche giorno può iniziare ad allenarsi. Questa è una buona notizia, salutiamo Francesco, gli facciamo un in bocca al lupo, anche perché dovrebbe giocare, ce la potrebbe fare per domenica? Sì, pensa di sì, se da venerdì si inizia a allenare senza alcun tipo di fastidio, penso che ce la possa fare. Per recuperare un pallone si è fracassato sotto il seggiolone, stava lì da quelle parti. Lui ci usa a buttarsi un po' a destra e a sinistra, insomma. Alla Sandokan, va bene. Sì. 28-27 per il Pineto, ho detto è fatta, perché? Battuta sbagliata del pur bravissimo Michele Morelli, che ci ha provato, ha forzato la mano perché non potevi che tentare, però purtroppo è andata male. 28-27 e poi si è perso 30-28, hanno fatto un parziale di 3-0 e buonanotte ai suonatori. Peccato davvero. Difficoltà anche dettate dalla struttura che vi ha ospitati, è vero? È piccola, sì, perché... bassa, 8 metri credo? Sì, più o meno sì, loro battevano forte, il palazzetto era molto basso, oltre a appunto ricevere tutto quanto dovevi comunque tenerla bassa perché se no toccava, quindi era un problema in più, ecco. Un problema in più e senti, può succedere però al contrario, e secondo me succederà, che siano loro a trovarsi in difficoltà in un palazzetto, il Palazzo Santa Maria, che ha spazi e dimensioni completamente diversi rispetto a quella che è una struttura che abbiamo detto poco fa, piuttosto contenuta e oltretutto bassa per quanto riguarda il soffitto. Sì, sicuramente non avranno i soliti punti di riferimento, perché se passi da un palazzetto così piccolo al nostro, puoi trovarti un attimo spaesato, poi però queste sono già piccolezze che tra la vittoria e la sconfitta, però sì, possono trovarsi spaesate. Questi dettagli, queste sfumature magari con una squadra che batte forte, che vi mette in difficoltà, che ha fatto 14 ace e 17 battute sbagliate, quindi su un monte di una trentina, insomma, tutto sommato hanno avuto una percentuale pazzesca, 14 punti ti smontano a te che sei un avversario. Però
può fare anche, può avere il suo peso in un, nel contesto di una partita che prevedo molto equilibrata, che potrebbe finire al tie break o comunque sarà tiratissima, almeno sulla carta. Potrebbe fare la differenza questo che è definito un dettaglio, cioè non avere il giusto punto di riferimento, che quando è un ambiente piccolo ce l'hai e conta tantissimo. Un pochino sì. Ho giocato anch'io, quindi mi ricordo questi particolari. Mentre per loro uno spazio aperto significa anche disorientarsi nel momento in cui o ricevi o rincorri un pallone, diciamo così, una palla libera. Beh sì, comunque può portare dei fastidi, diciamo, perché prima eri abituato con i tuoi punti di riferimento, con certo. Anche dal semplice lancio della palla in battuta può cambiare sì. Tu conosci molto bene Rosichini, la squadra si è trovata credo bene con un allenatore così esperto e al quale dovete dare questa soddisfazione intanto di arrivare a gara 3, giusto? Beh sì, oltre che a lui anche a noi, perché certo. Soprattutto diciamo tutto il team, tutto sia i presidenti sia noi squadra vogliamo assolutamente andare a gara 3, perché sarebbe importante andarsene a giocare lì. Io ti lascio libero perché tu hai un impegno, però l'ultima domanda te la devo fare. Si sì. È detto tante volte che siete un gruppo giovane, una squadra giovane, e questo è vero. E come tutti i giovani hanno alti e bassi umorali, tra virgolette, nel contesto di uno stesso set. Però anche loro sono, tranne un paio di elementi, molto giovani e quindi potrebbero avere gli stessi effetti collaterali. Questo è il periodo degli effetti collaterali, se ne parla tanto a proposito di vaccini. Beh sì, poi sta anche a noi, diciamo, accentuare questi effetti collaterali, perché se noi comunque battiamo, noi sappiamo battere e giochiamo la nostra pallavolo, penso che avranno dei problemi, ecco. Questo me lo auguro, perché quando riuscite a mettere in campo la cosiddetta tempesta perfetta, come contro l'Aversa, dove non avete sbagliato quasi nulla, e toglierei anche sì. Il quasi, non avete avversario che possa battervi. Di questo sono convinto io, lo siete anche voi? Sì, sì, pure noi siamo convinti di questo, che se giochiamo è difficile giocare contro di noi, però appunto deve esserci la tempesta perfetta. Grazie Paolo, sei stato bravissimo, tra l'altro anche con le tue sintetiche risposte. Ci vedremo domenica in campo in tutti i sensi. Vabbè? Grazie mille. Grazie a te Paolo, in bocca al lupo per domenica. Quando ci sarà gara 3 la possiamo anche vedere in grafica un attimo. Il prossimo turno con la partita, eccola qua, Abba Pineto, 2 maggio 2021 alle ore 18 al Pala Santa Maria contro il Motta di Rivenza per gara 2 dei quarti di finale dei playoff per la promozione in A2. Grazie ancora a Paolo, e adesso passiamo alla B1 femminile, dove vediamo il quadro, si fa per dire, un unico recupero, che è quello, ahimè, tristemente perso dalla squadra rappresentata qui da Natalia Malovic, 0-3 tra Connetti.it Chieti Teatina contro Cisterna. Era una gara importantissima e fondamentale per passare alla seconda fase, a 20-21 a 16 parziali. Vediamo anche la classifica quasi finale, perché manca il recupero col Santeria, ma il recupero in influente ci sarà domani, lo possiamo anche vedere in grafica fra un attimo. Questa è la classifica, Altino chiude al primo posto con 21 punti, meglio piazzato il Casal de Pazzi, stessi punti, ma c'è stata una differenza, credo, in quoziente 7. Comunque l'Altino, complimenti, e seguiremo la squadra del presidente Papa fino in fondo, e ho detto fino in fondo, attenzione. Altino primo posto dunque con 21 punti, poi al terzo posto finisce il Cisterna con questo successo, 16 punti, 15 punti il Sant'Elia, 9 punti la Connetti.it Chieti, che potrebbe arrivare a quota 12 qualora vincesse sul campo Ciociaro, e a 3 il Trevi conclude con 5 punti. Allora, fuori scena dunque la Connetti.it Chieti, in grafica possiamo intanto anche vedere il prossimo turno sul campo del Sant'Elia, si giocherà domani alle 19, ecco qua. Bene, allora Natalia, molta tristezza dopo questo risultato, anche perché avete dato più volte la sensazione anche voi di potercela fare, siete arrivate lì a un passo e poi la squadra della Cisterna, più marpiona, più esperta di voi, ha avuto la meglio. Anche voi avete avuto questa sensazione in campo di poter raddrizzare la partita in corso d'opera? Ma sì, assolutamente sì, io personalmente più che altro perché 3-4 giorni prima avevamo fatto la partita contro di loro, abbiamo perso 3-2, però c'era quella sensazione di potercela fare, io non mi aspettavo per niente una partita come quella giocata domenica, però
Non me la riesco a spiegare, l'unica cosa che mi viene in mente è che la stanchezza, questo tour de force, perché davvero Giorgio ci ha messo di tutto, noi ci siamo come gruppo, come comunque lavoriamo in palestra, quindi davvero non me la spiego. Ecco, vediamo adesso un grosso rammarico per questo. Vedremo fra un attimo qualche immagine della partita, immagini riprese e montate da Roberto Scaricaciottoli. Eccole qua, al palazzetto di, chiamiamolo palazzetto, è una tensa struttura in realtà, però sistemato veramente molto sì. bene dalla vostra società, con questo parquet splendido, sì. È nuovissimo peraltro. Queste sono le immagini montate da Roberto Scaricaciottoli, che ringrazio. Per quanto riguarda questa partita, dunque, Giorgio l'avete fatto disperare, non soltanto qui ma anche in altre circostanze, però è una squadra che ha tante potenzialità e forse questo è, visto che ho usato 100 volte la parola rimpianto, il rimpianto più serio, più pesante, perché è una squadra che potrebbe fare di più e avrebbe potuto fare di più se non aveste avuto tante vicissitudini, vi è successo di tutto quest'anno. Sì, tre quarantene ci siamo fatti, l'ultima comunque di 40 giorni, e la cosa pesa e sia a livello fisico che a livello mentale, però... si è dovuto fare. Vi ha tolto quindi secondo moltissimo. Me come? Sì, sì, no, vi ha tolto moltissimo, dico, il Covid, contrariamente magari ad altre realtà, altre situazioni che se la sono spiegata sì. in pochissimo tempo. Voi siete stati massacrati letteralmente un po' tutta la squadra, fermi per oltre 30 giorni, se ricordo bene, una trentina di giorni. Sì, sì. Come ricordava... 40 giorni, sì, sì. Ecco, addirittura, quindi sono veramente tantissimi. Problemi anche di infortuni, insomma è successo di tutto e di più, e poi questo sommarsi di recuperi uno dietro l'altro. Avete risentito, diciamoci la verità, nonostante la giovane età, anche di un po' di stanchezza? Madonna, sia stanchezza che comunque dolori fisici, e sempre col fisioterapista in palestra, però sì, è stato molto difficile comunque giocare una partita ogni tre giorni senza, come ho detto prima, la possibilità di migliorare quelle cose che non sono andate nella partita precedente, e si può essere giovani quanto si vuole, ma comunque è stata tosta, davvero. A fine gara Giuseppe Mrozek, che ringrazio, ha ascoltato due pareri di Nicole Tellaroli e di Ilaria Maiezza. Ascoltiamo insieme questo duo a fine gara il proprio pensiero. Sentiamo un po'. Siamo con Nicole Tellaroli, si infrange oggi, diciamo, il sogno di accedere ai play-off, una partita combattuta nei primi due set, qualche ingenuità forse nei momenti topici, qualche errore di troppo, purtroppo per la vostra giovane età e anche per tutti i problemi che avete avuto, è una situazione che si è ripetuta nel corso dell'anno. Sì, sicuramente noi abbiamo sofferto anche il fattore età, loro sono più esperte, sono più grandi, ma ci è mancato proprio la lucidità, come hai detto tu, nei momenti topici, nei momenti importanti, anche secondo set dove eravamo punto a punto, si poteva giocare in un altro modo, e ecco, ci resta dell'amaro in bocca, non ecco, un po' di tristezza. Ecco, al di là di questa partita, andando indietro nelle altre, c'è qualche rammarico, qualche punto secondo te che avete perso che pesa in questo conteggio finale? Ma allora, io ti dirò, per la prima volta che gioco in questo girone qua del sud, è tanto forte il nostro girone, nel senso, a parer mio ce la siamo giocata con tutte le partite, abbiamo dato il meglio di noi, si può sempre dar di più assolutamente, però ecco, non no, nessun rammarico, cioè ce la siamo giocata e ecco. E per te, dal punto di vista personale, come valuti queste 9 partite? Ci sarà la decima comunque che verrà recuperata giovedì contro Sant'Elia. Sì, assolutamente. Noi ce la giocheremo fino alla fine, perché è giusto così, ce lo meritiamo dopo tutto il percorso che abbiamo fatto. E io sì, sì, come ho detto prima, si può sempre dar di più, nel senso... Però sì, tutto sommato, tutto bene anche per il cambio di ruolo, passando da posto a banda mi sono trovata bene. Soprattutto grazie anche agli allenatori, alle compagne che mi sono molto state vicine in questo percorso, ecco.
Siamo con Ilaria Maiezza, sulla carta la più giovane ma quasi una veterana, in realtà quella che ha più presenze. La settimana scorsa, se non mi sbaglio, fra prima squadra, Serie C e Under 17 o Under 15, qual era? Hai fatto 3 partite nel giro di 24 ore. La prima domanda è: sei stanca? Ma stanca mai, comunque ho 15 anni, quindi do tutto finché riesco, fin quando non mi cacciano forza dal campo, e spero di aver dato il meglio in tutti gli Under, anche in queste partite qui in Giorgio, avendo la maglia e di Stefania, e posso essere più d'aiuto alla squadra, posso dare il mio contributo che prima da libero era più difficile da dare. Quindi no, stanca mai, do sempre il massimo. Ecco, hai anticipato il fatto che tu ti sei trasformata, ti stai trasformando in libero quando ti alleni e giochi con la prima squadra, ma nelle ultime partite hai ritrovato il tuo antico ruolo di banda, quello che in realtà già interpreti nel settore giovanile. La domanda è semplice: ti sei trovata bene nel ritrovare il tuo vecchio ruolo, o il libero tutto sommato ti sta piacendo? Direi che è sempre un'emozione comunque andare in campo, schiacciare e far punti per la squadra, che il libero ovviamente non fa, però il libero è un ruolo che mi piace molto, cioè piano piano lo sto iniziando a conoscere e lo sto amando sempre di più. Tutto questo anche a Teresa, che ovviamente è un'icona. Quindi no, mi trovo molto bene, comunque l'alleno anche nelle giovanili, quindi spero di riuscire a dare il meglio anche in questa maglia. Senti, ultima domanda, chiudiamo col settore giovanile, visto che tu sei una protagonista a tutto tondo di questa società, Under 15, Under 17, Serie C, la Connetti.it dove vuole arrivare? Questo progetto sulle giovanili che è iniziato quest'anno investendo forte da parte della società, come sta progredendo? Allora, sta progredendo adesso abbastanza bene. Il nostro primo obiettivo ovviamente è crescere e migliorare e arrivare ovviamente a giocare in prima squadra per tutte le ragazze. E con l'Under 15 stiamo avendo buoni risultati, comunque sono felice per le mie compagne, siamo felici anche per la vittoria di questa mattina, e sta andando molto bene. Under 17 stessa cosa, stiamo crescendo, migliorando, e in Serie C è sempre... E un miglioramento anche con la penultima vittoria a Campobasso, che abbiamo dato il nostro massimo, non il massimo, però siamo andate molto bene, ma sicuramente possiamo andare sempre più su. La differenza contro Cisterna l'ha fatto sicuramente l'attacco, col 30% voi, 43% la squadra laziale. Si è visto anche un primo piano con te che schiacciavi al centro, sei riuscito a passare molto bene. 9 punti tuoi con 53% offensivo, 8 su 15, complimenti, una bella prestazione e anche un muro vincente in una giornata in cui la stessa Ilaria ha realizzato 2 punti, 2 su 2, la quindicenne Ilaria Maiezza, e ci fa piacere anche vederla esordire perché è stata allevata in casa neroverde. Di Paolo soltanto un punto questa volta, un punto come l'anello, 6 punti Lagogna, che è un'ottima centrale, abbiamo parlato sempre bene di lei. Tra l'altro mancava Padula, l'altra centrale, che credo che sia entrata soltanto per poche battute. La Comotti 7 punti, la Micheletti 1 punto, 8 punti per la appena ascoltata dal microfono Giuseppe Monozek, Nicole Tellaroli. Per loro 18 Corradetti e 15 Borelli, tanto per la cronaca, e 11 battute sbagliate, un po' troppe per voi, con soli 2 ace. Tutto questo per dire, insomma, che puoi essere almeno soddisfatta di questa prestazione sul piano personale. Tu non sei sempre stata utilizzata, però quando sei stata chiamata in causa la tua figura l'hai fatta sempre, e soprattutto in questa gara. Natalia. Sì, sul piano personale questa partita sì, posso dire di essere soddisfatta, però con questa cosa non mi è bastata, cioè non mi basta, nel senso che non è bastato per vincere, per non lo so, un grosso rammarico, non so proprio come esprimermi, non è bastato. Con Giorgio come vi siete trovate? Tu poi? Con Giorgio no, io personalmente benissimo, 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 è proprio bravo sia agli allenamenti che a preparare le partite, ci dà davvero dentro, ci mette tutto se stesso. Anche nei momenti difficili, comunque siamo ragazze, è più tosta, però Giorgio è sempre stato lì nei momenti difficili, nei momenti belli, a darci una mano, proprio bravo.
Torniamo un attimo a parlare di questo campionato con l'amarezza appunto di quello che sarebbe potuto accadere e non è effettivamente accaduto. Voi, a parte la gara con l'Altino, anzi le gare andate e ritorno dove non c'è stata storia, è un avversario tradizionalmente più forte. Per quanto riguarda invece le altre, compresa la stessa altra capolista che il Casal dei Pazzi, voi o avete vinto, vedi Santeria, oppure avete rischiato di vincere come sul campo del Cisterna, parliamo dell'altra gara naturalmente, l'andata nel Lazio, ma anche contro il Casal dei Pazzi dove avevate la partita in pugno, non dimentichiamo, avete fatto insomma delle belle prestazioni in più di una circostanza. Rimpianto anche in questo senso? Eh sì, cioè più che altro il fatto sapere che potevamo fare molto e poi alla fine non abbiamo fatto, considerando che comunque siamo giovani, abbiamo delle qualità buone sia tecniche che fisiche, secondo me adesso è un grosso rimpianto non aver potuto raggiungere l'obiettivo, considerando appunto le qualità buone che abbiamo. Con Casal dei Pazzi sì, la seconda partita comunque sono state molto brave loro, perché noi abbiamo fatto una partita molto buona, se si vanno a vedere le cifre, le percentuali, però sì, sicuramente ci sono state altre partite in cui potevamo ottenere qualche punticino in più, ma non è andata. Bene, allora sospendiamo il tutto perché adesso passiamo a un campionato, diverso, quello di Serie C, vedremo una partita al femminile, un breve servizio che abbiamo, però tornerò a salutarti e parleremo ancora della formazione teatina che è ormai fuori dai giochi, anche in prospettiva futura, lo farò con l'addetto stampa e il responsabile della comunicazione Giuseppe Mrozek. E a te velocemente, piacerebbe restare in Nero Verde per il prossimo futuro? Ora come ora non si sa ancora niente, però a me l'Abruzzo, l'aria d'Abruzzo mi piace. Già l'anno scorso. Esperienza di Sogna, eccetera. Sì, sì, ora come ora non so proprio niente, però vedremo, dai. Staremo a vedere. E allora, per quanto riguarda i campionati regionali, intanto voglio dire che è partita la Coppa Italia di Serie D, Abruzzo maschile e femminile, due gironi al femminile, un girone per la maschile. Pensate che partecipa il 70% delle società aventi diritto, è una percentuale definita dal presidente Fabio Di Camillo molto alta, superiore a molte regioni, questo va ricordato. Per quanto riguarda la C maschile, adesso noi vediamo il quadro dei risultati, vi però preannuncio che è finita la prima fase, riprenderà l'8 maggio, le prime 5, ne parleremo dopo aver visto la classifica, intanto questi sono i risultati della nona giornata, non ci sono gare di ritorno, è un diciamo abbastanza complicato come meccanismo. Termoli-Teramo non si è giocata, è stata rinviata, però il Termoli ha recuperato con l'Avezzano e ha vinto 3-0. Cetias Montesilvano Teate 3-1, Avezzano ha giocato anche col Torrione L'Aquila, quindi due turni, ha perso 3-0, hanno riposato Campobasso e Secortona. La classifica finale di questa prima fase vede al comando il Campobasso con 21 punti, 18 punti di Cetias Montesilvano, 11 Termoli e Teate. Poi a 8 punti la Secortona, le prime 5 passano alla seconda fase, la Secortona è uno scontro diretto meglio del Torrione che ha pure 8 punti, Teramo 3 punti, Avezzano 1 punto. Le ultime 3 giocheranno un mini torneo tra loro, ma le prime 5 se la giocheranno in una seconda fase, sono appunto Campobasso, Cetias Montesilvano, Teate, Termoli e Sieco, portando sin dote i punti conquistati negli scontri diretti fra loro. Passano dunque alla seconda fase, dove ci saranno gare secche a campi invertiti rispetto alla fase numero 1. La prima classificata passerà alla Serie B, quindi questo è quanto. Diverso il meccanismo invece per la femminile. A proposito della Cetias Montesilvano, poi vi leggerò un brevissimo comunicato. Passiamo adesso al girone A della C femminile, dove si è giocata la gara tra Cussaquila e Cetias Montesilvano, finita 0-3, 0-3 anche tra Torricella Sicura e Nereto. Invece è stata rinviata Giulianova contro Montorio, ha riposato il Pratola. La classifica attuale vede al comando Cetias Montesilvano con 24 punti, Nereto 18, Pratola 14, Giulianova
8, Cussaquila 7, Torricella e Montorio 2, qui le prime due passeranno alla fase finale, ma c'è ancora tutto il girone di ritorno che è già iniziato in realtà, quindi è un po' diverso il meccanismo, anzi è molto diverso rispetto alla maschile. Vediamo anche il girone B, naturalmente anche qui non aggiornata, è stata rinviata Penne contro Connetti.it Chieti, Junior Ortona, Loco Volley finita 2-3, 2-3 anche tra D'Annunziano e Cepagatti, avremo il servizio a proposito di questo incontro fra poco, e un breve servizio, e allora ha riposato qui il Campobasso, vediamoci anche la classifica, con la D'Annunziana con 10 punti al comando, poi Cepagatti 9, Loco Volley 8, Junior Ortona 6 punti, Penne 4, Campobasso 3 punti e 2 punti per la Connetti.it Chieti. Stavamo dicendo della CETIAS, un'iniziativa della società, si è svolta la prima puntata, la rubrica In campo con l'esperto, organizzata appunto dalla società CETIAS Volley Montesilvano in collaborazione con il gruppo di Cosimo, relatore dottor Matteo Russo, scusate, nutrizionista e preparatore atletico delle squadre nazionali italiane di pallavolo sia maschili che femminili, sul tema l'alimentazione per la gestione dello stato di forma fisica nell'atleta pallavolista ai tempi del Covid-19, la corretta alimentazione come ausilio al sistema immunitario. Molto interessante questo appuntamento, sono state date importanti indicazioni sulla migliore composizione dei pasti, l'abbinamento degli alimenti, gli errori da evitare, alcuni utili suggerimenti e regole per la gestione dell'alimentazione in questo particolare momento di pandemia. Adesso noi andiamo a sentire un po' il servizio, 3-2, 2-3 anzi per l'esattezza, tra Annunziano e Cepagatti, è mancata l'intervista finale con Simone Di Tommaso, che non se l'è sentita di rilasciare l'intervista, sentiremo Stefano Chiavarolle, allenatore del Cepagatti, che ha vinto 3-2, però a proposito della D'Annunziana voglio dire anche che ci sono a livello regionale, a livello femminile, molte giovani, tra cui una ragazza in particolare della D'Annunziana, ma ce ne saranno sicuramente altre, che sta andando veramente molto bene, Ilaria Orlando di 16 anni, fatto tra l'altro in questo incontro contro il Cepagatti 16 punti in 3 set giocati, questa ragazza ha già vinto i titoli under 12 con la Teate, under 13 col Cepagatti, con la stessa D'Annunziana che è l'attuale squadra, la promozione in Serie D, più successi nell'under 14 e under 16 regionale, nell'under 14 nazionale di Chioggia è finita nella classifica dei top player con 68 punti in 3 gare, nell'under 16 di Rieti nella top 6 come S1. Tutto questo per dire che il movimento è molto interessante a livello femminile, è una promessa, ma di promesse ce ne sono parecchie, speriamo che sia soltanto una delle tante per il nostro Abruzzo che ha bisogno di movimenti in tal senso, non soltanto a livello femminile, ma anche e soprattutto maschile, dove c'è una certa difficoltà. E adesso sentiamo il servizio in 1 minuto e 15 secondi tra D'Annunziana e Cepagatti, gara finita 2-3. Chiediamo un commento sulla partita appena terminata. Buonasera, sì, no, è stata, ci aspettavamo una partita del genere, perché le ragazze dell'altra squadra, le vostre ragazze della D'Annunziana sono carognosissime, infatti ero spaventato un po' da questa partita, io alle mie le ho lasciate più tranquille possibile durante la settimana, ho dato pochissime indicazioni, perché poi giustamente ce la siamo giocata un po' di più sul campo, visto che siamo molto più esperti di loro, però no, un complimento, una bellissima partita, cioè, no, ci mancherebbe. Sì, abbiamo assistito a una partita molto equilibrata, terminata al quinto set, dove appunto, come dicevi tu, magari l'esperienza del Cepagatti ha avuto la meglio rispetto alla, sì, alla freschezza, alla gioventù della D'Annunziana. Sicuramente così, poi non so, io ho cercato di farle giocare un po' tutte le mie, proprio perché noi non ci stiamo allenando tantissimo, sinceramente ci siamo allenati pure poco e abbiamo ricominciato anche tra virgolette da poco a fare gli allenamenti, quindi il quinto set erano un po' tutte sottoterra, quindi ho cercato di variare un po' più possibile, ma abbiamo fatto il gioco nostro. Ringrazio Marco Angeloni per l'intervista e Carlo e Fabio Di Blasio per la parte tecnica. L'ultimo, il saluto a Natalia Malovic che è ancora in collegamento. Secondo te, parliamo di un'altra abruzzese, ce la può fare l'Altino ad arrivare fino in fondo? Natalia, ci sei? Non mi ha... Io spero per loro di sì, ah, ecco. E auguro a loro un sincero in bocca al lupo. Anche perché ci sono avversari e anche amiche, immagino, giusto?
Io di persona non le conosco, però ci ho giocato per l'anno scorso e non avrei comunque niente da dire contro di loro, anzi, in bocca al lupo a loro e spero che raggiungano dei buoni risultati. Fino in fondo con una promozione con la P maiuscola. Grazie a Natalia Malovic, grazie a Karim e Maurizio Daguì per la parte tecnica in regia. A tutti appuntamento alla 12ª puntata mercoledì prossimo. Grazie e buonanotte. Questo programma è stato offerto da Abba Luxury Estate.